Ma no, ma cosa ha fatto Pelican? Un inchiostro shimmering, poi addirittura inchiostro dell'anno, ma cosa gli è saltato in testa? Insomma, ne ho sentite elette di tutti i colori in questo periodo quando è stato annunciato che la Pelican abbia voluto aggiungere alla linea Edelstein un inchiostro shimmering. Veramente è stata quasi una sollevazione popolare. Come mai Pelican ha voluto provare questo? Secondo me è come fosse una puntata zero, una prova che ha voluto fare per sondare il gradimento del pubblico. Perché l'inchiostro è un ottimo inchiostro, è formulato veramente bene, vi ho fatto vedere, stanno scorrendo probabilmente le immagini, è un inchiostro davvero a punto, quindi tutti i concorrenti sono avvisati. Non mi dilungo sulla descrizione del prodotto perché il prezzo è quello della linea, la formulazione all'altezza della linea, il packaging è lo stesso, quindi lo spostiamo. Concentriamoci invece sul prodotto, su questo inchiostro shimmering che tra l'altro Pelican ha scelto anche di una tinta non proprio facile, perché intendiamoci, è molto più semplice colorare con dei brillantini un rosso, un blu, insomma un colore che con il contrasto riesca ad aumentare questo scintillio. Il giallo, il color oro, essendo già brillante e chiaro di suo, non semplifica la missione. Ma dalle immagini, come potete vedere e da quello che vi faccio vedere adesso, si denota una qualità del pigmento totalmente diverso. Sembra, lo vedete meglio forse nelle immagini piuttosto che in questa, che ci sia proprio un liquido dorato, una parte oleosa che tiene in sospensione e rallenta il flusso, cioè la caduta di questi pigmenti. Guardate, sembra effettivamente che abbiano un andamento diverso da quelli di altri inchiostri gemelli. Infatti, uno degli aspetti che mi ha incuriosito di più è quando si fanno queste prove, che sono molto coreografiche, spettacolari, della caduta dei pigmenti, in realtà ci danno già delle informazioni molto utili per capire come la sospensione e quindi che tipo di emulsione, additivi, stabilizzanti, siano utilizzati nella formulazione dell'inchiostro perché lo capiamo dal moto che queste particelle piccole hanno. Qui ci troviamo di fronte ad un inchiostro molto ricco di pigmento, molto ricco di pigmento e anche con una qualità davvero elevata. Sembra proprio una nube oleosa. Adesso andiamo ad agitarlo, come sapete si fa per tutti gli inchiostri che hanno questa sospensione, questi brillantini in sospensione e poi carichiamo le penne. Ho scelto per la prova due pennini molto diversi, un pennino Stab 1.1 della Lamy e un pennino fine della Parker. Mi incuriosisce anche, oltre all'aspetto organolettico dell'inchiostro, capire poi come il pigmento si potrà togliere senza dover smontare le penne su questi alimentatori e pennini. Lo andremo a vedere. Allora, attenzione quando lo usate a questi grumetti che si depositano quando avvitate il tappo, si depositano qua, scrollando, spostando il calamaio, vi cadono sul foglio, sulla scrivania, sugli abiti e sono micidiali perché è porporina pura. Praticamente è l'addensato del pigmento. Vi faccio vedere. Vedete come si addensa, vedete quante? Una di queste vi procura un bel danno. Ne faccio scivolare una. Questi sono gli strumenti che ho preso per le prove. Eccolo qua. Per sbaglio, scuotendo il calamaio, è caduta una di queste. Uso la carta per evitare di sporcarmi. Guardate cosa succede. Quindi massima attenzione, tenetelo sotto un foglietto, pulitelo sempre bene. Questo stesso fatto però ci induce a due riflessioni. Il primo, non utilizzarlo mai su quei pennini che sono difficili da pulire, da smontare, da disassemblare per fare una pulizia profonda perché avete visto che razza di grumi si vengono a creare. L'aspetto positivo è la qualità dell'inchiostro perché c'è un pigmento realmente efficace, un pigmento di quelli veri, un pigmento che guardate pur secco come brilla alla luce, quindi
abbiamo i pro e i contro di un inchiostro formulato come si deve. Il grande passo, secondo me, di Pelican è quello di aver trovato un emulsionante, uno stabilizzante che abbiamo visto anche nelle riprese della caduta per gravità del pigmento all'interno del liquido, che è un passo avanti rispetto alla concorrenza. Trovo tutta la scorrevolezza che contraddistingue gli inchiostri Edelstein. Ovviamente la parte di scintillio la noto meno su questo pennino, che è un pennino un po' più sottile, insomma è evidente che sia così, però c'è tutta ed è anche omogeneamente distribuita. Mi colpisce però, dal punto di vista dinamico, la scorrevolezza. Sembra di scrivere proprio con uno dei tanti inchiostri Edelstein, perché le qualità dinamiche sono le stesse. Prova a essere un po' più fitto per vedere quello che resterà. La qualità del pigmento la osserviamo anche da questo. Man mano che si asciuga ed evapora la componente liquida, l'inchiostro si fissa, o per meglio dire il pigmento si fissa, e diventa effettivamente più brillante, quindi assoluta qualità. Lo provo con il pennino invece della Lamy. E beh, qua è già diverso, con un tratto più consistente si vede effettivamente una componente più scintillante. Oh, ero fuori. Che bello. Anche qui molta scorrevolezza. Adesso sì che si vede tutta la porporina. Alla fin fine credo che la scelta comunque di un inchiostro di questo tipo, che vi ripeto non è una missione facile per un shimmering andare subito a misurarsi con un colore così chiaro, dipende anche dal fatto che comunque, mal che vada, è un inchiostro che si può usare e si userà sempre per il biglietto d'auguri, sotto Natale. Mi ricorda molto quei lavoretti che si facevano a scuola con la porporina, perché la carica di pigmento è davvero tanta. Mi è capitato, eccolo qua, di nuovo. Ora, questo è un caso limite, ma giusto per darvi l'idea, mi è capitato col pennino, soprattutto quello fine, tale è la fittezza di pigmento che quando ci si passa sopra il pennino sembra quasi impastarsi un pochettino su quello che abbiamo lasciato nella traccia precedente, come se l'inchiostro depositato non fosse solamente sulla carta, ma venisse anche un pochettino in superficie, in attesa di essere assorbito e penetrare bene nelle fibre della carta, e quindi crea un pochettino di intralcio. Veramente magnifico. Gli ho dato un po' di tempo per asciugarsi, per seccarsi, ed ecco come compare, come appare una tinta piena, satura, un giallo denso, proprio un golden. Non so se il berillio abbia questa tipica colorazione. Sta di fatto che è proprio molto bella, molto ben riuscita, ben realizzata, apprezzabile quando si asciuga, davvero notevole. Andiamo a vedere se passa il foglio. Lo giriamo di qua e come vedete non c'è traccia. La cosa che, ve l'ho già detto, che mi conquista è la scorrevolezza, il fatto che i brillantini non espandano il tratto in senso orizzontale, perché
Molto spesso troviamo in altri inchiostri che la base acquosa e quella pigmentata tendono un po' a separarsi. Invece in questo caso si vede che è un inchiostro come gli altri di elevata qualità. Quali sono gli Edelstein? Proviamo col pennino più largo. Bello. E allora è proprio il caso di dirlo, visto che l'inchiostro è un Golden Barrel, un ringraziamento a Gold Pen che mi ha fornito questo inchiostro, un inchiostro anche in anteprima perché è disponibile da poco sul mercato. Se siete appassionati dello shimmering, direi che ve lo consiglio, direi che non è da perdere, anche perché è diverso da altri che avrete senza dubbio già nel vostro arsenale, vale la pena provarlo e credo che Pelican proseguirà questa strada intrapresa con un inchiostro così ben formulato all'altezza di tutta la linea Edelstein. A voi tutti amici, grazie per aver seguito il video.